Un benvenuto a tutti dalla redazione di Farmacista 33. Oggi abbiamo con noi ospite la dottoressa Anna Rosaracca, presidente di Federfarma Lombardia. Buongiorno dottoressa e benvenuta. Buongiorno a tutti e un caro saluto a tutti i colleghi. Senta, dottoressa, nella sua regione, Regione Lombardia, lo scorso novembre è stata approvata una nuova riforma della sanità regionale. Quali sono le principali novità e in particolare quelle che riguardano le farmacie del territorio? Ma novità sono state tanto quest'anno perché, come sapete, le farmacie in questa regione, ma in tutta Italia, hanno cercato con nuovi servizi di aiutare i sistemi sanitari pubblici, se vuoi, nella ricondivisione dei dati, nella vaccinazione, che era prima naturalmente la cosa più importante in questo momento. Noi stiamo facendo quasi più di 5.000 vaccinazioni al giorno in Lombardia, così come stiamo facendo 1 milione di tamponi alla settimana. Però la novità che ha caratterizzato gli ultimi mesi è stata l'approvazione della nuova riforma regionale della sanità lombarda. Naturalmente il nostro impegno era sempre stato di grande collaborazione con la regione, una regione che ha sempre investito nelle farmacie, che ha visto la farmacia sempre protagonista della dispensazione del farmaco, perché la media ricetta in questa regione è più alta nelle altre regioni, quindi non abbiamo distribuzione diretta, abbiamo quindi quota parte molto più bassa. E abbiamo sempre, la regione ha investito anche nella distribuzione di presidi, insomma, ha dato sempre alle farmacie dei grandi compiti. E allora era giusto, diciamo, arrivare a una riforma che aggiornasse anche con, se vogliamo, i nuovi compiti che le farmacie hanno ottenuto in questi ultimi 2 anni, ma che vedesse un ruolo nuovo anche della farmacia in quelli che sono stati poi i capitoli che ci siamo sempre stati detti, che è proprio il capitolo della cronicità, cioè di una popolazione che invecchia. Del resto il piano della cronicità è iniziato nel 2016 e la Regione Lombardia era stata la prima proprio ad aderire, a fare un proprio piano della cronicità coinvolgendo le farmacie. Quindi la nuova legge regionale di Regione Lombardia ha previsto quindi un nuovo capitolo, che poi è il capitolo 84 sulla farmacia dei servizi, in cui sono stati aggiunti le vaccinazioni e il servizio tamponi, quindi come servizi anche remunerati dal sistema sanitario regionale, e poi diciamo, ha dato un compito molto importante alle farmacie, cioè proprio ha inserito veramente le farmacie all'interno di appunto della cronicità, cioè di un percorso fatto insieme ai medici di medicina generale, anche in quelle che sono le nuove case della salute, quindi cioè ha proprio inserito la farmacia, quindi che potrà fare della telemedicina, che farà dell'aderenza alla terapia, che continuerà in quelle che sono le campagne di screening e di prevenzione, quindi proprio in un sistema ancora più integrato con Regione stessa e con il sistema sanitario regionale. Quindi penso che sia un bel passo avanti, perché noi abbiamo dimostrato in questi anni di essere reale, vero, primo presidio del sistema sanitario, l'abbiamo dimostrato in tutte le regioni, l'abbiamo dimostrato in questa regione. Le persone quindi hanno sempre di più creduto nella farmacia, vengono sempre di più nelle farmacie e quindi penso che questo sia stato un segnale importante. Bene, entrando proprio nel merito, visto che ha citato proprio lei stessa i nuovi compiti della farmacia, sicuramente uno di questi riguarda il coinvolgimento nelle campagne vaccinali, un coinvolgimento strutturale, quindi non più magari solo legato all'emergenza pandemica. Le chiediamo in che modo verrà realizzato questa progettualità, questa iniziativa, anche in vista del superamento dell'emergenza pandemica contingente che stiamo vivendo. Ma la vaccinazione è un importante traguardo che auspicavamo da vari anni, seguendo un po' quelle che erano state già le nazioni europee, extraeuropee, dove le vaccinazioni si potevano già fare in farmacia. Abbiamo strutturato questo servizio di vaccinazione Covid, penso quindi con grandissima serietà e professionalità.
le farmacie quindi possono naturalmente entrano proprio nel sistema regionale. Noi abbiamo per ora fatto, stiamo facendo le terze dosi, quindi noi facciamo la terza dose, abbiamo iniziato con le persone oltre 18 anni, adesso lo si può fare anche per quelli che hanno dai 12 anni in poi, ma sempre con la terza dose, lo facciamo col vaccino Pfizer. Ecco, è sicuramente molto ben accettato dalla popolazione, le richieste sono quotidiane, devo dire, le farmacie sono per ora 500, sono 500 su 3.000 quelle che lo fanno, stanno di giorno in giorno aumentando, naturalmente bisogna essere strutturati, bisogna avere il luogo giusto per poterlo fare, bisogna avere naturalmente i farmacisti preparatori, però è anche una grande soddisfazione. Devo dire che la gente appunto si affida a noi, molto sono stati gli anziani che magari non vogliono andare negli hub vaccinali molto ben strutturati come in questa regione, ma magari lontano da casa, invece insomma nella propria farmacia si può prenotare e magari andare dopo pochi giorni. Adesso con questa scadenza prossima del Green Pass di 1° febbraio, di nuovo quindi c'è stato un grandissimo aumento di richieste di vaccinazione della terza dose, anche perché appunto questa un po' recrudescenza dell'epidemia ha invogliato fortunatamente le persone a completare il ciclo vaccinale. Ecco, io penso che per i farmaci noi inseriamo immediatamente la persona, rilasciamo alla persona un certificato che appunto ha avuto questa terza dose nella farmacia e poi dopo poche ore arriva naturalmente a loro il famoso e auspicato Super Green Pass per poter quindi per ancora vari mesi quindi poter fare le proprie attività. Lo vogliamo continuare a fare, non l'abbiamo fatto, abbiamo avuto naturalmente anche dalla norma quella di poter fare le vaccinazioni antinfluenzali e questo è stato un altro importante servizio perché sempre gli anziani, ma anche non gli anziani, quindi avevano la possibilità di poterlo fare nel momento dell'acquisto. Senta, l'altro fronte su cui appunto entrano in gioco le farmacie, sempre nell'ambito della riforma lombarda, riguarda la presa in carico dei pazienti con patologie croniche. E si parla proprio di una sinergia con erogatori e pazienti, erogatori di cure e pazienti, attraverso la garanzia dell'aderenza farmacologica e l'erogazione delle prestazioni previste dalla farmacia dei servizi. Quindi viene proprio citata letteralmente all'interno del testo di legge questi aspetti peculiari della farmacia dei servizi. Ecco, in che modo le farmacie lombarde interpreteranno questo ruolo che probabilmente è nell'aria già da tempo, ma viene messo nero su bianco da una normativa? Guardi, sicuramente lo potremo fare con quella che è la telemedicina, lo potremo fare con la teleconsulto, è stato aperto un tavolo sul depisteraggio, il famoso, chiamiamolo pilloliere, fatto quindi di preparare delle terapie personalizzate, è stato aperto un tavolo qui in Regione Lombardia, quindi si è veramente già partiti affinché diciamo questa cosa che è scritta, che è normata, possa essere presto veramente quindi messa in campo. C'è già tutta una programmazione, poi naturalmente il Covid spesso forse fa slittare un po' queste date, però insomma c'è veramente la volontà di arrivare a mettere in pratica questa norma. Abbiamo il nostro assessore che vuole veramente quindi arrivare presto a fare partire naturalmente tutto quello che è scritto su quella norma e quindi noi la stiamo seguendo con passione e con naturalmente quindi la professionalità di sempre. Senta, un'ultima cosa sempre sui contenuti della riforma. È prevista anche una sinergia tra le farmacie convenzionate e le case della comunità, case di cura, comunque case della salute. In che modo si concretizzerà questa collaborazione che appunto in Lombardia vede un'indicazione ben precisa sul coinvolgimento delle farmacie? Dunque, intanto quello che è stato assolutamente molto chiarito è che la distribuzione del farmaco rimane qui come in tutte le altre regioni, all'interno della farmacia.
quindi le case e comunità sono quelle che a volte erano, diciamo, dei luoghi dismessi delle ATS, oppure quindi che vanno rinforzati e rinnovati, dove quindi più equip di medici entreranno a poter lavorare. Se ne è aperta una, la prima qui a Milano, ma ce ne saranno naturalmente, c'è tutta una programmazione di luoghi in tutte le province, in tutte le città, in tutte le province lombarde. Quindi cosa saranno queste case a comunità? Saranno dei luoghi in cui la gente troverà quindi più discipline mediche, troverà più servizi e la farmacia quindi entrerà proprio collaborando quindi all'interno di queste case alla comunità, mantenendo naturalmente sempre la propria autonomia, ma proprio per fornire questi servizi, cioè i servizi della farmacia dei servizi, che come dico possono essere appunto quelli anche delle vaccinazioni stesse, anche quelli degli screening, quelli come ho detto prima della telemedicina e del teleconsulto. Guardate quanto è stato importante la norma che ha permesso nelle farmacie di fare elettrocardiogrammi, oltre pressoria cardiaca, la spirometria, sono tutte cose che abbiamo imparato a fare fuori dal sistema sanitario, cioè facendo pagare le persone, quindi non convenzionate con i sistemi sanitari regionali. Ecco, invece quindi la convenzione col sistema sanitario regionale e la possibilità quindi di farlo per Regione Lombardia in una equip, diciamo, che andrà a curare i pazienti cronici, i pazienti più fragili, secondo me sarà un ulteriore importante passo avanti. Senta, esiste già un cronoprogramma di attuazione della riforma lombarda? Sì, assolutamente, penso che deve essere tutto completato entro l'anno, quindi se delle date erano già state messe l'anno scorso e poi abbiamo dovuto quindi spostarle, adesso quindi la norma che è stata varata uno o due mesi fa, quindi implica, diciamo, dei passi veloci, quindi sicuramente tutto questo sarà fatto entro il 2022. Bene, la ringraziamo, è tutto, grazie per essere stata con noi e grazie della sua disponibilità. Buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi e a tutti i miei colleghi.